La prima San Francisco Marathon, nonostante un meteo avverso fino a un'ora dalla partenza, è stata un successo. Oltre 2000 gli iscritti tra maratona, 10 km e passeggiata Vieni con me. Sulla distanza regina dei 42 km 195 metri, vittoria per l'ultramaratoneta Lorenzo Lotti della SD B-Runners, che ha chiuso in 2 ore 36 minuti e 54 secondi, illuminati da uno spettacolare arrivo lungo la spianata della Basilica di Santa Maria degli Angeli fra due ali di folla. Al secondo posto Federico Furiani, Tix Fitness, al traguardo in 2 ore 39 minuti e 6 secondi. Al terzo l'ucraino Evgeny Gliva, SD Filippide Avis Castiglione del Lago, che ha chiuso in 2 ore 47 minuti 8 secondi. Tra le donne, vittoria per Federica Moroni, GS Gabbi, con il tempo di 2 ore 55 minuti 35 secondi. Seconda Paola Salvatori, US Roma 83, in 2 ore 57 e 30. Terza Cristina Mercuri, dell'Atletica Winner Foligno, giunta al traguardo in 3 ore 12 e 34. Oltre 700 i maratoneti che si sono ritrovati per questo appuntamento molto sentito e atteso. In 600 circa hanno poi corso la 10 km, vinta da Nicolò Bedini davanti a Thomas Sorci e Nicolò Galimi, e fra le donne con Melissa Fracassini davanti a Elena Ribigini e Giulia Giorgi. Il maltempo si è sciolto una mezz'ora prima della partenza, lasciando spazio al sole. È rimasto in parte il vento forte che ha reso la fatica dei maratoneti ancora più dura lungo il tracciato che ha collegato la città serafica con Spello e Cannara fino al rientro a Santa Maria degli Angeli. La SFM 23 è stata anche un grande momento di spiritualità. Papa Francesco ha infatti inviato il suo saluto, auspicando che l'evento possa costituire una provvida occasione per promuovere i valori umani, cristiani e francescani che allo sport possono assicurare un'anima e una spinta ideale. Il messaggio è stato letto dal vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, che poi dalla piazza della Basilica Inferiore, durante la benedizione dei maratoneti, ha lanciato la sua preghiera di pace con il pensiero rivolto alla Terra Santa. Alla partenza, come annunciato dagli organizzatori di Life Running Assisi e Colorado, sono stati raccolti gli indumenti donati dai runners e che verranno distribuiti alle persone in condizioni di fragilità. Una parte del ricavato delle iscrizioni poi verrà donata ad alcune associazioni benefiche che operano nel territorio e alla Fondazione Dispensario Pediatrico Santa Marta della Città del Vaticano.